avrebbe dovuto comunicare al Senato che lei aveva questo ruolo di presidente. Che basta fare una misura camerale e risulta, non è un dato segreto. La legge dell'82 dice che bisogna comunicare le funzioni di amministratore o di sindaco di società. Io non ho nessun potere di gestione. Si è dimesso da presidente di questa società? Gasparri sa che i senatori sono sottoposti a quelle disposizioni del regolamento e all'articolo 18 di quel regolamento, cito testualmente, tutti i senatori sono tenuti a trasmettere alla Giunta l'elenco di tutte le cariche ed uffici a qualsiasi titolo ricoperti, retribuiti o gratuiti. Gasparri non poteva mettere quella società dentro quell'elenco, perché Gasparri faceva e fa lobbismo. Gasparri è un lobbista, è scritto, report, non si è inventato nulla. Gasparri sapeva da 20 giorni che report aveva scoperto questo suo vulnus. E allora che cosa fa? È il metodo dell'intimidazione preventiva, no, la stessa di Crosetto, no, in maniera tale che poi qualunque magistrato si occupi di me, io posso dire che è una ritorsione. Attacca report, tira fuori la carota, fa tutta quella scenata, così. Quando quella inchiesta giornalistica sarebbe andata a compimento, lui avrebbe potuto dire, lei vedete, dice per depotenziarla. La, la legge numero 441 dell'82 fa riferimento a funzioni di amministratore, revisore e che io non svolgo. Ma sta quella legge non c'entra nulla. Gasparri, no, però siamo in televisione. Io e Gasparri siamo membri della commissione difesa in Senato. Sappiamo la sensibilità e la delicatezza dei dossier che tocchiamo. Presiede una società di cybersicurezza a dimensione internazionale. Si prende lei il compito di essere il referente della cura, della gestione degli affari istituzionali. Per lei è tutto regolare in commissione difesa.